professore D'Alcone questa sera ha manifestato a distanza di poche ore, diciamo, da un diniego assoluto della vendita dell'Avellino, la volontà di uscire di scena. E questo era il primo punto. L'unico problema che purtroppo, di cui abbiamo parlato anche poco, è che ovviamente quando un gruppo subentra in una società in corso ci sono i cosiddetti debiti fuori bilancio, nel senso che se io ho una società e come amministratore firmo un contratto a suo nome con Radio Dimensione Suono che le devo dare 300.000 euro, se lei non l'ha ancora fatturato, soprattutto nel mondo dei professionisti funziona così, si fattura quando si incassa, noi se non abbiamo il contratto non riusciamo a vedere quella fattura nel bilancio e quindi questi debiti di tutti i contratti fatti su cui manca solo la fattura li chiamiamo i cosiddetti debiti fuori bilancio. E quindi evidentemente quando un socio vende deve dare comunque delle garanzie che la fotografia dei debiti che abbiamo fatto ad oggi sia quella. Ci siamo adesso arenati sul fatto che giustamente il professore Walter D'Alcone dice: io non do nessun tipo di garanzia nemmeno per un centesimo, e quindi ovviamente io non ho fretta di comprare, non devo io che devo vendere. Quindi ritorno sulla mia posizione, ritorno sul mio colle a Montemiletto e attendo, che so, può darsi che domani mattina mi richiamano e dicono sì, accettiamo tutte le garanzie, e io sto sul mio colle e sarò pronto a riscendere da Avellino a vedere cosa fare. Però per il momento la trattativa per me rimane, sempre sulle note di stamattina, completamente chiusa. Le condizioni sono quelle, ci sono, il dottore Discepolo diceva che ha visto la nota, io l'ho resa pubblica e l'ho girata a tutti i giornalisti, chi vuole vedere la mia nota è pubblica, ci sono mi pare 8 punti, quegli 8 punti sono inderogabili e non c'è niente che mi possa in questo momento far cambiare idea. Proposta che ho sempre ritenuto bassa, però per il bene dell'Avellino l'avrei anche accettata. Quindi sul 100% potevamo essere anche d'accordo con Michele. Il problema è che evidentemente lui e qualcun altro che evidentemente sta con lui, probabilmente, non lo so, insomma, questo mi ha fatto capire, ma non me l'ha detto, vogliono delle garanzie su cose vecchie, sopravvenienze attive e passive. Noi abbiamo sicuramente abbiamo sopravvenienze attive, le passive non le conosciamo, quindi io non do nessuna garanzia per eventuali sopravvenienze passive. Questo è tutto, quindi questa è la situazione al momento, quindi sono in uno stallo, mi farà sapere se viene accettata questa controproposta, appunto. Cioè, quindi un discorso aperto, cioè nei prossimi giorni. Ma non abbiamo mai fatto l'ita io e lui, assolutamente. Deve avere una risposta reciproca, perché la mia posizione è una posizione ferma e decisa. Cioè, se devo rinunciare ad essere il presidente della Avellino e a perdere le quote, ovviamente le vendo, punto e basta, come stanno. Poi chi le vuole comprare, vuole pagare un euro o 100 euro, sarà un problema che valuterò. Però la pregiudiziale è questa. Nessuna garanzia su cose ovviamente che possono venire domani per un minuto, per che ne so, a Catanzaro, altri problemi che potrebbero venire domani, dei quali non sappiamo nulla, e quindi io non è che posso prendere un euro e poi domani sono costretto a rimetterlo dentro perché come garanzia assicurativo bancario, assolutamente. Questo è tutto. Quindi la mia disponibilità c'è stata come sempre, facendo un passo indietro sulle mie decisioni, ma credo che la situazione credo che sarà di difficile soluzione. Perché stiamo parlando delle quote, poi la presenza onoraria, uno che ha zero quote può farlo, nel nostro statuto è previsto che anche un esterno per meriti sportivi può fare il presidente onorario, sta nello statuto, quindi su questo credo che sia l'ultimo, ma questo credo che sia una situazione molto secondaria. Insomma. C'è l'unica trattativa in piedi o ce ne sono altre? No, ce ne sono tante altre, ce ne sono. Quindi sentirete a breve sicuramente risultati interessanti per l'Avellino, non per me. Comunque viene nell'Avellino, mette i soldi nell'Avellino e non dà soldi a Tacconi, quindi nessuno pensasse che Tacconi vuole un euro in più o in meno, perché tanto non arrivano a me, vanno nell'Avellino.